Allora, siamo qui con Andreazza dopo la vittoria su San Miniato, bellissima vittoria. A Marco volevo fare una domanda. Dal mio punto di vista c'è stato un punto chiave della partita, che è stato all'inizio match. Abbiamo subito nei primi minuti tre tiri da loro con i piedi in terra, sei tiri e nel restante match abbiamo subito soltanto 10 tiri da tre da parte di loro. In quel momento credo tu abbia aggiustato la difesa perché c'era qualcosa che non andava, forse è stata lì la chiave. Ah sì, sicuramente, sicuramente. Innanzitutto c'è da fare i complimenti a San Miniato perché non me ne vogliono le altre squadre, però è la squadra che ho visto fino adesso più organizzata, più intensa e che ci ha dato più filo da torcere anche di quelle con cui abbiamo perso, per cui prima di tutto va fatto un complimento a Bassotti e a tutti quanti i suoi ragazzi. Detto questo, siamo partiti morbidi perché abbiamo commesso troppi errori gravi e sapevamo che una squadra come San Miniato, se gli concedi le loro cose, erano meritatamente seconde in classifica. Poi ci siamo guardati in faccia, dal secondo quarto in poi abbiamo registrato qualcosa in difesa, concedendo se non altro meno cose facili e abbiamo preso una mini inerzia nel finale del secondo quarto che poi abbiamo trasformato nel terzo quarto, però lì secondo me c'è stata un po' la chiave del match perché potevamo chiuderla prima e invece lì un po' di errori che sono tornati a farsi gravi, un po' di imprecisioni in attacco, abbiamo concesso a San Miniato la possibilità di rientrare troppo agevolmente con tanti minuti ancora da giocare. Detto questo, un grandissimo complimento ai miei ragazzi per come l'hanno affrontata e soprattutto per come hanno gestito con grandissima umiltà e grandissima concentrazione l'ultimo quarto. Sapevamo che se volevamo battere una squadra forte dovevamo fare una prestazione galgiata, sapevamo di dover dare il massimo nel quarto periodo e lo abbiamo fatto e tutti quanti quelli che sono entrati hanno portato un sassolino, un mattoncino per questa grande vittoria. Le partite contano sempre 2 punti, ma questa era veramente importante. Una partita che penso ci dia morale e ci lancia in proiezione della prossima, ancora impegnativa con Varese, viene da 5 vittorie e ha battuto la Fiorentina. Sì, noi vogliamo continuare, vogliamo andare sull'onda di questa vittoria contro una squadra forte che ci deve dare consapevolezza, però l'abbiamo detto subito, l'abbiamo detto da quando abbiamo giocato qui l'8 di ottobre con Firenze, no, vogliamo guardarne una alla volta, poi quando saremo alla fine alzeremo la testa e proveremo a tirare delle conclusioni. Non credo che questo equilibrio qui sia facilmente scalfibile prima della metà del girone di ritorno. Continua a prolungarsi la data e le quote per poter fare delle previsioni. Sono troppe squadre in forma, troppe squadre forti, troppe squadre che si stanno rinforzando e quindi bisogna star lì, vivere la giornata, fare tesoro degli insegnamenti sulle cose sbagliate e godere e immagazzinare le cose positive. Grazie Mario. Grazie a voi.